Nella stupenda e affascinante cornice del Castello Chiola di Loreto a Prutino, sabato 21 ottobre, c'è stato, in forma strettamente privata, il ricordo a Roberto Del Rosso, titolare dell'Hotel Rigopiano, anche lui vittima della valanga che il 18 gennaio scorso ha distrutto interamente l'hotel, causando la morte di 29 persone. Roberto era una persona solare, piena di vita, disponibile con tutte le persone che si ricavano nella sua struttura Rigopiano, ai quali mostrava sempre le sue ultime creazioni, compreso il Giardino dei Sensi, inaugurato nell'estate 2016. La data del 21 ottobre forse non è arrivata per caso. Chissà se proprio Roberto non abbia voluto così. Il concerto è stato voluto fortemente dal maestro Alessandro Cavallucci, che per 9 anni ha suonato in hotel. Lui in pratica ha sognato Roberto e mi ha contattata dicendo che voleva fare qualcosa per lui. E nel momento in cui mi ha proposto la location del Castello Chiola io sono rimasta un pochino perplessa, ma non ho detto nulla. Mi ha detto che la prima data disponibile era il 21 ottobre e a quel punto io ho dovuto confessare che il 21 ottobre di 17 anni fa io e Roberto eravamo qui nel Castello Chiola, in questo stesso posto, per il nostro matrimonio. Quindi diciamo che per me, oltre all'emozione della musica, c'è stato questo momento personale. Ho dedicato l'ultimo brano del concerto, Un sogno negli occhi, proprio perché è stato un sogno, no? Un sogno negli occhi, un sogno che poi si è, diciamo così, realizzato, ricordando quei momenti meravigliosi. Ma Roberto è una persona splendida, io ancora faccio fatica a immaginare che è tutto finito. Una persona straordinaria che si adattava con tutti ed era amato da tutti principalmente, proprio per questo grande carattere che aveva.